Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti, la vostra presenza testimonia l'affetto che vi lega a questa squadra e a questi colori, colori con i quali ho disputato 591 partite nei 19 campionati con il Cesena. Il forte senso di appartenenza a questa società mi dà il coraggio di parlare a voi, certo di essere compreso nell'autenticità di un sentimento che non ha niente a che vedere con qualsiasi interesse economico o di altro tipo. In questo sono accompagnato da numerosi miei compagni presenti in sala che hanno onorato questa squadra nel corso dei suoi oltre 70 anni di vita e che continuano a seguirla ed amarla con passione. Ho il piacere di conoscere parecchi di voi, per cui sono certo di essere perfettamente capito e compreso. Il Cesena, la nostra squadra del cuore, sta attualmente disputando due campionati, uno sul campo e uno fuori del campo. Preoccupa soprattutto il campionato fuori del campo, perché soccombere in quel campionato non significherebbe retrocedere in Serie D, ma sparire dal calcio che conta, da quel calcio che non solo ha appassionato tifosi e sportivi in generale, ma ha contribuito in maniera importante a far conoscere questa città in ogni parte d'Italia, con non trascurabili, intuibili vantaggi per molti operatori. Ma a questo punto non basta più la passione e l'impegno della New Company, sulla cui serietà mi sento di spendere la mia parola, ben sapendo di trovarci di fronte a quello che potremmo definire lo zoccolo duro del Cesena, non solo oggi, ma anche durante la crescita della società, dal periodo del presidente Dino Manuffi a quello di Edmilo Ugaresi, persone vere, concrete, persone che rimarranno per sempre in un angolino del nostro cuore bianconero. Sono consapevole del momento difficile che sta vivendo l'economia della nostra nazione, ma la situazione societaria non consente rinvii a tempi migliori. Insomma, o adesso o mai più. Sono sicuro che tutti i presenti e coloro che avrebbero volentieri risposto all'invito e non hanno potuto farlo per motivi di lavoro, sono consapevoli dell'importanza del momento. Lo siamo noi e sono certo che lo sanno anche i rappresentanti della pubblica amministrazione che hanno voluto essere con noi in questa occasione. Mi auguro, anzi ne sono certo, che l'orgoglio romagnolo saprà ancora una volta essere più forte di ogni avversa circostanza. Non sono questi i tempi giusti per far processi o per dilungarci sui se e sei ma, o se e sui ma. Sono i tempi dei fatti, non delle parole. Ed io e i miei compagni siamo certi che saprete rispondere alle più rosee aspettative. E insieme a voi saremmo orgogliosi di gridare sempre Forza Cesena! Ma vorrei prima fare una piccola premessa. Io sono due anni che ho la fortuna e l'onore di lavorare per il Cesena Calcio. In questi anni abbiamo raccolto circa 13 milioni di euro, per darvi un dato, perché è importante anche dare dei dati in questa giornata. L'anno scorso abbiamo totalizzato 333 sponsor, quest'anno in Serie B sono 267, sono numeri molto importanti. Il Cesena quest'anno è la squadra che in Serie B ha raccolto come fatturato il maggior fatturato della Serie B quest'anno. Per darvi dei dati anche sulle presenze negli stadi, tutti quanti saprete che il Cesena è la seconda squadra che ha un pubblico presente all'interno dello stadio. La media degli spettatori del Cesena quest'anno è stata di 10.000, l'anno scorso di 16. Per darvi un parametro, quest'anno la squadra che ha più tifosi è il Verona, che ne ha 16.000. Questo dato però è un po' ingannevole, bisogna anche parametrizzarlo con la densità di popolazione. Cesena ha una provincia di 400.000 persone, Verona di 1 milione. Questo ci fa capire che Cesena, forse è un dato che nessuno sa, è la squadra in Europa con la densità tra popolazione e media di presenza allo stadio più alta. Questo è un orgoglio un po' per tutti, penso, perché vuol dire che non c'è forse una persona a Cesena che non è venuta in questo stadio. In questi due anni abbiamo fatto tantissimi lavori, l'abbiamo fatto grazie a voi. Questa struttura, molti di voi magari non l'avevano mai vista, è frutto della collaborazione di tantissime aziende che sono state qui trovate sul territorio, perché, come dicevamo prima, la cosa più importante è anche l'indotto che questa,
che questa squadra porta. Abbiamo fatto lavorare tantissime aziende e come vi dicevo, quasi tutto quello che è stato fatto all'interno di questo stadio ha permesso alle aziende di farsi conoscere, di essere presenti sul territorio e di legarsi al Cesena Calcio. Questa città e questa provincia ha una particolarità in più: il 26% delle persone che frequenta questo stadio viene dalla provincia, quindi questo fa capire anche il risultato dell'anno scorso. Quest'anno siamo scesi al 18 per ovvi motivi, perché comunque la Serie B magari ha un po' di appeal in meno, però fa capire quanto è amata questa città anche fuori da questa provincia. Una provincia strana perché fatta da Forlì e Cesena, però vengono persone da Pesaro, da Rimini, abbiamo sponsor anche di questi territori. Adesso io vi spiegherò questi pacchetti, spiegandovi, ammettendo prima che i benefici che si traggono dall'essere sponsor del Cesena Calcio sono sì materiali, ma sono anche non quantificabili materialmente. Sta poi a voi capire la percentuale da dare all'importanza del cuore o del portafoglio. Io da responsabile marketing vi dico che entrambe per me hanno lo stesso valore. Come vi ho detto all'inizio, non vi stiamo proponendo semplicemente di dare una mano, stiamo dicendovi di fare un investimento che potreste fare su un canale pubblicitario, che potreste fare su una rivista, sulle affissioni. Questo è un modo diverso, e considerate che se negli ultimi 3 anni le persone che hanno abbandonato il Cesena sono state circa il 5-6%, nonostante la retrocessione, questo vuol dire che comunque abbiamo lavorato bene e che il Cesena ha comunque ripagato spesso i vostri investimenti. Io vi chiedo semplicemente di starci vicino come siete stati vicini in questi anni, perché io non ho quasi nulla da rimproverare a nessuno di voi. Trovare 267 aziende, sfido qualsiasi altro mio collega a farlo su un territorio che, come abbiamo detto, è di 400.000 persone. Quindi io vi posso soltanto ringraziare e chiedere di stare ancora più vicini a Cesena in un modo diverso. Questa volta vi sta chiedendo di essere vicini come sponsor, ma potenzialmente, come spiegherà il signor Lugaresi, anche come soci. Non vi si sta chiedendo niente di diverso da quello che avete fatto in questi anni, soltanto di crederci un pochino di più e di darci fiducia. E penso che a livello di investimento pubblicitario non abbiamo granché da farci rimproverare. Adesso vi voglio fare vedere i pacchetti. Il primo pacchetto è da 20.000 euro. Poi vi verranno comunque spiegate tutte le parti di finanziamento e tecniche dal signor Lugaresi, che sicuramente è più preparato del sottoscritto. Quello che noi daremo in questo pacchetto prevede un cartello fisso in seconda fila. Il motivo della scelta dei cartelli fissi è semplice da un punto di vista di esposizione. Come avete visto, in quest'anno abbiamo avuto i LED all'interno dello stadio e permettevano una visibilità di 3 minuti o comunque di multipli di 3 minuti. La scelta di dare la seconda fila fissa è dovuta alla volontà di creare un format soltanto per queste aziende che ci aiuteranno. Nel senso, saranno presenti quindi sempre 90 minuti durante tutte le partite del Cesena, ma soprattutto se pensate anche a tutti gli eventi che andremo a fare all'interno dello stadio. Come potete notare, le balaustre rimangono sempre, quindi eventuali concerti, manifestazioni. Noi abbiamo vari progetti per far funzionare lo stadio sempre di più, quindi sarà una pubblicità a 360 gradi per 365 giorni, che è una cosa da non sottovalutare con 10.000 presenze quasi fisse ogni domenica. L'altra parte importante del pacchetto prevede l'esposizione all'interno del maxi schermo e la comunicazione fonica. I benefit sono due tribune, sono due posti in tribuna autorità, quindi anche questa è stata una scelta del signor Lugaresi, comunque di voler poi tutte le aziende legarle sempre di più in un rapporto quotidiano, quindi di farle, tra virgolette, stare tutte insieme all'interno della tribuna autorità, che molto probabilmente, speriamo, venga allargata, perché comunque attualmente hanno presenza di 160 posti, vorremmo portarla a 240 proprio per di questa riunione, di queste nuove possibilità. Faremo adesso, sembra schematico dire, del pass out, dei miei, queste cose le leggete, e quindi non sono neanche che sono il massimo di danno. Ci sono delle cose particolari, come qualche bar, magari qualcuno di voi lo ha fatto, qualcuno no. Questo è un tour che ha permesso penso a moltissime persone in Cesena. Solo l'anno scorso abbiamo effettuato quasi 900 World Bout. Sono dei tour guidati dal nostro personale dell'ufficio marketing all'interno dello stadio. Gli viene fatto visitare il terreno di gioco, gli spogliatoi, tutte quelle zone off-limits. Tra l'altro, a fine giornata lavorativa di oggi, e ne approfitto per dirvelo adesso, vi chiedo di rimanere comunque qui, vi sarà offerto un piccolo buffet, perché alle 8:15 tutti quanti andremo sul terreno di gioco.
è una cosa che il signor Lugaresi ha voluto che facessimo fermamente, quindi tutti quanti andremo sul terreno di gioco nella fase in cui le squadre rientreranno, poi negli spogliatoi attraverseremo il campo e poi chi si siederà in tribuna lo farà accompagnato dalle nostre hostess, chi invece rientrerà in distinza accompagnato dall'altro personale. Questo è il primo dei pacchetti. Adesso qui vedete che torna un po' di identificare un po' meglio gli spazi, anche perché magari per dopo di voi non è facile intuitivo farlo subito. Questo è il maxi schermo, questo è il cartello fisso in seconda fila. Per darvi un'idea, questa idea, tra virgolette, quella che ha avuto la Champions League, cioè quella di non dare, almeno fino all'ultima, fino alla prima fase di questa stagione, cioè dare una cartellonistica fissa ai propri sponsor, creare quindi una memorabilità del marchio e legarla ancora di più ai colori giapponesi. Questa è la nostra sala VIP dall'altra parte, questa è la sala che serve tutti gli ospiti della tribuna autorità e della tribuna d'onore e della tribuna in generale, la tribuna numerata. Questa, come potete vedere, sarà invece la sala che poi verrà abbinata al discorso dei distinti. Questa è una foto che rappresenta quello che è il Monte Paul, che però è molto significativa rispetto a quello che è l'emozione di poter entrare negli spogliatoi di una squadra di Serie B o di Serie A come accadeva l'anno scorso e di entrare in contatto con un mondo che è molto esclusivista e che comunque grazie anche agli accordi con la Lega siamo riusciti un po' a volgere a nostro favore. Il pacchetto da 40.000 prevede, tra virgolette, la stessa identica situazione del pacchetto 20.000 con dei benefit diversi. Questi benefit sono frutto di un lavoro di 2 anni che ci ha permesso comunque di raccogliere l'anno scorso circa 1.800.000 euro di servizi, quindi non di esposizione ai brand. Questa sala che vedete quest'anno è stata inaugurata anche per attività non legate alla semplice partita, quindi al sabato o la domenica a seconda dell'evento, ma anche per situazioni totalmente lontane dal mondo del calcio. Ci sono stati i matrimoni, ci sono stati i battesimi, ci sono stati questi compleanno, vi invito anzi a prenotare se avete voglia per le vostre aziende, per le vostre iniziative. Quello che è molto originale è la possibilità di organizzare quindi delle cene aziendali all'interno di questa sala, con naturalmente tutto il servizio curato da noi, oppure di creare un evento Uplay. L'evento Uplay quest'anno è stato realizzato per 4-5 aziende e ha avuto molto successo, prevede la possibilità per privati e per aziende di poter giocare una partita al Manuzio, quindi di vivere una giornata totalmente particolare in Italia. Questo servizio non lo effettua nessuno. Le uniche società che fanno questo tipo di servizio sono il Manchester United e il Manchester City. Vi invito a visionare anche i loro siti per capire quello che hanno fatto loro, quello che abbiamo fatto noi, con le dovute proporzioni. Naturalmente il Manchester City e il Manchester United hanno comunque una forza e uno stadio di un certo tipo, noi lo abbiamo un altro. Quello che è stato molto bello è vedere che anche il successo che abbiamo avuto per il torneo, non so se a molti di voi ne hanno sentito parlare o meno, abbiamo organizzato un torneo con 12 squadre, con 12 aziende, potrebbe essere un'altra idea in più per legare ancora ulteriormente il territorio, i vostri dipendenti, i vostri collaboratori, in dei progetti che vivono praticamente 365 giorni. Considerate che lo stadio ha ospitato 35 partite, questa sala quest'anno è stata utilizzata per 70 volte in un anno, ne parlo naturalmente nella stagione 2012, contro le 21 partite che generalmente si disputano nel campionato di calcio. L'obiettivo nostro è rendere Manuzzi, con voi soprattutto, una casa. L'anno prossimo molto probabilmente nascerà un nuovo progetto che si chiamerà proprio Casa Manuzzi, perché comunque la volontà è di rendere questo stadio il salotto della città, dove ognuno di voi si sente, tra virgolette, anche non solo ospite, ma anche quasi padrone di casa. Ed è forse l'obiettivo che il signor Lugaresi ha in mente, quello di avere proprio tutti quanti voi nella sua famiglia.